Andiamo insieme con il nostro primo piano, ultima parte della trasmissione, nella quale vado a salutare Alessio Angeli, amministratore delegato di GlobalNet, che torna a farci compagnia. Salve, bentornato. Buonasera e ben ritrovati tutti. Prima, insieme ai nostri ospiti poco fa, parlavamo di ciò che ci ha lasciato in eredità la pandemia, del periodo difficilissimo che soprattutto i nostri ragazzi hanno dovuto trascorrere. Molto spesso l'unico contatto con il mondo esterno è stato questo, un cellulare, un computer, insomma una realtà filtrata soltanto da uno schermo. E questo ha portato a livello psicologico a tutte le conseguenze che inevitabilmente insomma, ci hanno lasciato. Adesso pian piano c'è un ritorno anche al contatto fisico. La presenza però in rete ha esposto tutti noi, i nostri ragazzi in particolare, che sono sì nativi digitali ma hanno forse un po' meno difese in questo senso, ad un'esposizione a tantissimi rischi. Che consigli si possono dare per metterli in sicurezza, per cercare di garantire anche un utilizzo di questo tipo di strumenti, diciamo, consono per le nostre famiglie, per i genitori, Angelo? Allora, sicuramente la pandemia ha accelerato l'utilizzo poi dello smartphone e di tutti questi apparati nei ragazzi e ha acuito quelli che sono poi gli attacchi verso questi appunto categoria poi di età. E infatti ultimamente, per esempio, Facebook ha tirato fuori che c'erano circa 400 app malevole sugli App Store e sui Google Store. Proprio erano tutti programmi relativi a musica, piuttosto che quelli per fare i video, quelle cose là. E quindi si tende a portare a fare furto di identità in questo caso, che è un po' pericoloso, specialmente per i ragazzi. Il furto di identità può creare problemi perché magari dal furto di identità nascono poi fuori messaggistiche che vanno in giro su Facebook e poi quindi vieni ricercato e magari hai delle noie. Sicuramente una delle cose da fare oggi è quella di lavorare sul mondo dell'account, quindi dell'accesso, e per accedere consiglio vivamente di passare a una tecnologia che si chiama MFA, quindi Multi-Factor Authenticator. E cerchiamo, oltre a memorizzare le password sui vari app di gestione password, tipo LastPass piuttosto che altri, anche quello di passare alla doppia autenticazione. Ci sono vari sistemi, ogni applicazione ha il suo sistema, come Gmail, piuttosto che Facebook, piuttosto che altri, quindi avere una doppia chiave di accesso praticamente alle varie applicazioni e stando attenti poi appunto a utilizzare le password, non utilizzare sempre le stesse password, perché se disgraziatamente, specialmente questi ragazzi, magari hanno le password non so, della carta di credito piuttosto di qualcosa dei genitori o perché gli è stato dato, insomma, il rischio di furto di identità di quella parte lì è abbastanza alto. Spesso ci arriva un messaggino sempre sul cellulare, questa password è compromessa perché è, diciamo, risultata coinvolta in una fuga di dati. Che cosa significa? Allora, sostanzialmente quando appunto c'è questi furti di identità che dicevo prima, dovuti a app malevole che praticamente rubano l'identità, quindi user e password degli account, succede che purtroppo spesso gli user e le password dei vari account che abbiamo, specialmente nelle applicazioni un po' meno, diciamo, protette, sono gli stessi che abbiamo per tutto. O comunque le utilizziamo spessissimo, per non stare a ricordarsi mille password. E quindi cosa succede? Quando c'è un furto di identità, viene pubblicati i dati. Una volta pubblicati i dati, ad esempio Apple piuttosto anche Google ti vanno a controllare che la tua password è stata compromessa e quindi dicono: guarda, attenzione, questa password è risultata da qualche parte che è stato rubato perché è stata una fuga di dati piuttosto di varie applicazioni dove ci sono account. È successo per esempio con LinkedIn qualche tempo fa dove c'è stata una fuga di dati e diverse password sono state compromesse. Le buone regole per creare una password, diciamo così, a prova di bomba.
Sicuramente andare in quei siti dove si possono generare password complicate, perché sostanzialmente quello che deve essere la password, quelle cose impronunciabili. Nel momento in cui una cosa mnemonica e che poi è legata a noi è rischioso. Se c'è data di nascita, parte del nome, parte del cognome, piuttosto che altre cose, è molto rischioso perché sono tutti dati che poi hai in rete, perché il vostro numero cellulare probabilmente è su LinkedIn, piuttosto che su Instagram, la vostra mail, la vostra, insomma, un sacco di dati sono lì e quindi ricostruire password con un sistema crittografico è abbastanza semplice. Quindi sicuramente utilizzare password che non hanno nessun senso. E ci sono su internet diversi, basta scrivere generatore di password e te dà parecchio complicate. L'importante è poi gestire le password e metterle in qualche sistema tipo so, Keeper piuttosto che LastPass, che sono sistemi che vai, dove vai a memorizzare password. Ma di quel sistema ci si può fidare? Il Keeper, LastPass, diciamo di sì, nì. Anche LastPass ha subito un attacco tempo fa, però in realtà lì non hanno rubato dati. Non sono riusciti. Quindi sicuramente gli attacchi li fanno a chiunque e l'importante è, insomma, lì non sono andati a rubare l'identità. È un bel passo. Chiaramente i sistemi gratuiti sono più pericolosi, cioè purtroppo per avere un sistema più sicuro dobbiamo utilizzare un sistema a pagamento. E questo, come spesso accade, insomma, se c'è un obolo, diciamo una brutta parola dietro, è sicuramente anche qualcosa di più sicuro può avvenire. E tutto questo per quanto riguarda il mondo privato. Invece, quando parliamo di mondo di lavoro, mondo delle aziende, la sicurezza è an forse ancora più importante perché, insomma, da lì poi transitano movimenti bancari anche più importanti e poi transita la sicurezza di un sistema. Sì, sicuramente nell'ambito aziendale si complica le cose perché innanzitutto gli smartphone spesso sono utilizzati per entrambe le cose, quindi sia privato che azienda. Così stesso i PC, spesso i portatili vengono portati a casa e utilizzati per fare teleworking e smart working e sono gli stessi che uso a casa e uso in ufficio. La connessione spesso a casa e quella di casa non è protetta. Quindi sicuramente le aziende sono a molto rischio perché come sono aumentati gli attacchi sul mondo smartphone e comunque sulle applicazioni e sui giovani, sono aumentati anche molto gli attacchi sulle aziende per fare estorsione. Semplicemente sono delle piccole gang che vanno anche sulla piccola impresa a andare a recuperare quei 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 euro e dotarsi di un sistema di sicurezza fatto da pochi fattori, ma già un sistema di protezione perimetrale, un sistema di protezione di PC e dei server con antivirus a pagamento e non gratuiti e un sistema di backup fatto in maniera con una retention di almeno qualche mese e soprattutto che sia dislocato in un posto inattaccabile o quasi, sicuramente è il primo passo per essere sicuri. La prima cosa che ha da fare di solito è fare un'analisi dell'azienda, cioè quindi uno deve andare ad analizzare quelli che sono i rischi che sono all'interno dell'azienda per quanto riguarda la sicurezza. Dal febbraio scorso, ovvero da quando è cominciata la guerra, è cambiato qualcosa sul fronte della sicurezza online? Insomma, abbiamo visto infiniti film in cui ci aspettavamo che la guerra negli anni 2000 e 2022 fosse una guerra fondamentalmente informatica. Invece ci siamo ritrovati a vivere una guerra come negli anni 90, insomma, con i carri armati, molto spesso anche addirittura quelli della guerra fredda, insomma, la guerra di trincea alla quale che vediamo raccontare ogni giorno. Ma la guerra informatica c'è e insomma, anche qui le cronache ce lo dicono di fatto quotidianamente. È cambiato qualcosa sul fronte della sicurezza informatica? Sicuramente ci sono varie minacce, cioè la sicurezza informatica e gli attacchi in ambito guerra sono diventati come avere dei carri armati, cioè vengono utilizzati come un'arma. E in questo momento ci sono diverse posizioni da parte della Russia, soprattutto dove utilizzano come arma la cyber attack, e in futuro sarà ancora utilizzata. Ne viene parlato meno sui giornali perché fa più notizia, magari il rischio di un'atomica è insomma abbastanza grave, però sicuramente anche la parte sicurezza è molto molto pericolosa perché come può essere mandata un'atomica può essere fatto partire da
che ne so, da qualche parte un missile semplicemente tramite un hacker informatico. Quindi è molto pericoloso, oltre a, che ne so, a spengere energia, a fare dei danni dal punto di vista pubblico enormi. Finora si sono solo momentaneamente messi a attaccare, che ne so, il Ministero della Difesa, hanno attaccato il Ministero della Sanità, però solo in ambito pubblico del sito. In realtà ci sono rischi superiori, quindi di andare a subire attacchi, specialmente nella parte pubblica dove si può andare a inchiodare uno Stato. Angeli, grazie per averci fatto compagnia, anche per i suoi consigli, insomma, che proveremo a seguire. Ci rivediamo, ci riaggiorniamo magari tra qualche settimana per vedere se abbiamo fatto i compiti a casa, se abbiamo imparato a gestire le password e a metterle anche in luoghi sicuri, perché insomma, da quello che sappiamo, poi come ci ha spiegato anche un esperto come lei, è particolarmente delicato ed importante saper gestire al meglio anche questo tipo di passaggio. Non so se è possibile andare ad attivare anche l'ultimo collegamento che abbiamo in programma per oggi, ovvero quello con Mario Tenerani, perché abbiamo vissuto per parlare di sport, per parlare di calcio, di Fiorentina. Questa sera, come sempre, alle 21 torna a zona mista, come sempre al lunedì, e in questo momento, ieri, una giornata di campionato importante per i Viola con il successo sulla Spezia, una vittoria che non arrivava in campionato da tantissimo tempo, se non sbaglio, ecco, vedo Mario, se non sbaglio Mario, la Fiorentina non vinceva lontano dal Franchi dalla gara di Napoli dello scorso anno, meraviglioso il gol di Cabral allora, bello anche quello di ieri, soprattutto per l'opportunismo del brasiliano, lo abbiamo riscoperto, abbiamo un centravanti in più? Ciao direttore, ma speriamo, speriamo, dai, dei segnali Arturone, come lo chiamiamo noi, ce l'ha regalati, anche l'esultanza, tutta la panchina che è andata addosso a lui, mucchio selvaggio, quindi significa che gli stanno dietro, e beh, ha segnato due gol consecutivi, per cui in campionato uno con l'Inter su rigori, i rigori vanno trasformati, e un altro naturalmente su ieri su azione, molto bello. Io credo che ci siano dei segnali, bisogna prendere secondo me, Nicola, dalla partita di ieri, intanto i 3 punti perché vanno a tranquillizzare la classifica che si stava un po' complicando, e questa è la cosa più importante. Poi la flessibilità di Italiano, alla faccia di coloro che dicevano che fosse un integralista, intanto sta lavorando sul 4-2-3-1, poi è passato al 4-2-4 nella ripresa, sta cercando di riempire un po' l'attacco, prima era un pochino più sguarnito, e lo stesso Jovic secondo me non è andato male, Ikoné ha mandato dei buoni segnali, quarta, insomma ci sono dei messaggi, degli indicatori di risveglio. Poi di contro cosa c'è? C'è Terracciano che fa 4 parate decisive. Ora, capisci, dare 4 palle gol allo Spezia che lotta per non retrocedere ti fa capire che la Fiorentina non è assolutamente guarita, diciamo che forse all'inizio di una buona convalescenza. Però io prenderei quello che ha dato la classifica, ha dato il campo, la Fiorentina ha la possibilità con Sampdoria e Salernitana di allungare e poi Almeazza con il Milan, insomma, se la giocherà. Però se riuscisse a fare, ora mi allargo un po', altri 6 punti da qui alla sosta, andrebbe a 19, insomma, a poche giornate alla fine del girone d'andata. Insomma, non è un campionato eccezionale, certamente, molto più indietro rispetto a tutte le nostre aspettative, ma si sarebbe un po' rimessa in sesto. Poi finisce di fatto il campionato perché si chiude il girone d'andata, ma di fatto finisce tutto. Ci si dà appuntamento ad anno nuovo quando riparte il campionato, riparte anche il mercato. Le sensazioni, Mario, per te che le annusi di fatto ogni giorno, quali sono? Ci sarà la possibilità, la volontà di intervenire o ora che qualcosa si muove la squadra resta questa? Ma io credo, Nicola, che qualcosa faranno, perché è impossibile, è inimmaginabile, impensabile che la Fiorentina resti immobile, ingessata al mercato di gennaio. Però secondo me il tema non è tanto quello che vorranno fare, ma come lo vorranno fare. Perché, insomma, purtroppo il mercato estivo che ci aveva un po' illuso fino a questo momento ha pagato poco, no, o comunque non ha pagato quanto noi ci aspettassimo da questo punto di vista. Per cui credo che se vorranno intervenire dovranno stare molto attenti. Io, guarda, questo campionato ci sta insegnando alcune cose. La prima è che il Napoli sta volando in terza classifica, può
5 sull'Atalanta, più 6 sul Milan, e il Napoli ha preso un macete, ha picconato il Monte Ingaggi portandolo a 115-120 a poco più di 70. Pensa che fra Napoli e Fiorentina credo ci siano poco meno 10 milioni di Monte Ingaggi. È andato a prendere un georgiano a 10 milioni, guadagna mi sembra 1,2, 1,5, e quindi vuol dire che i soldi sono sempre decisivi, però vanno saputi spendere. Ci vogliono delle idee, ci vuole un po' di competenza e, lasciami dire, anche un po' di coraggio. Quel coraggio che ha avuto il Napoli nel presentare al posto di Insigne, che aveva segnato 115 gol mi sembra con la maglia del Napoli, un georgiano ai più, alla stragrande maggioranza sconosciuto. Quindi servono queste tre qualità, serve competenza, serve naturalmente capacità e serve anche quel pizzico di sana follia, di coraggio di imporre le proprie scelte. Hakim in difesa, insomma, sostituire Koulibaly con un gigante sudcoreano che di fatto non lo sta facendo rimpiangere per niente. No, mi sembra fortissimo, guarda Nicola, mi sembra fortissimo, giocava in Turchia, io ho raccolto anche un'indiscrezione nel calciomercato, sembra che Kim fosse anche stato in qualche modo proposto alla Juventus e la Juventus non se la sarebbe sentita, se fosse vera questa indicazione che io ho raccolta, cioè se fosse certa al 100%, non se la sarebbe sentita di scommettere su un sudcoreano. Ci ha scommesso il Napoli, è impressionante questo calciatore, mi sembra abbia molte qualità, anche abbia molti margini. Sai qual è la verità, Nicola? Che non crediamo a chi ci racconta delle balle, che è difficile trovare calciatori, il mondo è pieno di calciatori bravi, si tratta di aver voglia di girare il mondo, di avere un minimo di competenza calcistica e, come ti dicevo prima, anche un po' di attributi per imporre a una piazza anche un giocatore sconosciuto. Pensa se fosse arrivato questo sudcoreano a Firenze, secondo te ci sarebbe stato qualche muso lungo? Dimmelo Nicola, tu che conosci più di uno, Mario, immagino. Velocissimamente il parterre di stasera. Allora, stasera abbiamo Roberto Fruzzo, purtroppo all'ultimo istante non abbiamo Giovanni Galli che per un impegno familiare è rimasto a Milano, rientrerà domani, ci sarà un ottimo Claudio Piccinetti a suo posto, ci sarà Pino Vitale, anzi lasciami annunciare in anteprima a primo piano che il parterre de Rouen, la grande squadra degli opinionisti di R38, si arricchisce di un nuovo personaggio, un grande personaggio. Pino Vitale entra nel parterre degli opinionisti di Zona Mista, ma insomma di R38, lo avremo con noi almeno una volta al mese, stasera sarà in studio con noi, oltre a Alessandro Bocci, che è la prima firma dello Sport e Corriere della Sera, che è già di fatto da quest'estate nel Dream Team, come amo chiamarlo io, di R38, per cui insomma ci diamo da fare per proporre sempre un'offerta più interessante, più appetitosa per i nostri innumerevoli ascoltatori. E Mario, sì che sai fare mercato, insomma, questo lo dimostra. Grazie per averci fatto compagnia. Stasera alle 21, zona mista, dalle 19.30 il TG, alle 17.15 anche oggi nel giorno di Halloween, Tadà con Carlotta Comparini. Grazie a tutti voi per averci seguito, Primo Piano torna la prossima settimana. Arrivederci.